Questa sono io che cammino da sola nel mio piccolo primo cammino in solitaria. Un'idea che ho coltivato per tanto tempo. Volevo essere certa di godermela. Ma procediamo con ordine. Anno 2021, fine maggio. E direi che in questo caso specificare la data fa una gran differenza. Partenza da Ravenna. La destinazione scelta non prevede alta montagna, ovviamente. Non sarebbe prudente andarci da sola. E io di mio direi che sono prudente. A tratti paurosa. Arrivata! 4 ore e 30 di auto, ma sono arrivata. Sono arrivata in Piemonte. Il mio primo piccolo cammino in solitaria sarà la Grande Traversata delle Langhe, che ha un nome pretenzioso, ma di base è un percorso che attraversa i territori delle Langhe e quindi alcune delle colline più belle d'Italia. Non a caso è patrimonio UNESCO. Eccomi qua, adesso vi racconto tutto. Il motivo per cui ho scelto di fare la grande traversata da sola è perché dovrebbe essere un percorso semplice, si svolge in un ambiente collinare, si passa tra tanti borghi. Avevo parlato di questo cammino anche sul blog. Mi ha scritto poi un lettore dicendomi: sai che grazie a te sono andato ed è bellissimo. Ho detto: io cosa aspetto ad andare a farmelo totalmente? Avevo voglia di farlo da sola per provare questa esperienza e vedere se mi piace, e quindi eccomi qua nell'Alta Langa per andare a scoprire la grande traversata delle Langhe. Ufficialmente il mio cammino, chiamiamolo così, la mia grande traversata delle Langhe. Vi preciso subito che il nome grande traversata fa pensare a difficoltà, fatica, ma non dovrebbe essere così. La premessa che dovrei farmi, innanzitutto, che io non sono un cuor di leone. Avete presente quelle donne, quegli uomini particolarmente coraggiosi? Ecco, io non sono tra quelli. Non sono cuor di leone, che significa che in questa mia prima esperienza di cammino in solitaria ho scelto un qualcosa di, spero, non bisogna mai dare niente per scontato. Ecco qui, oltre a non essere cuor di leone, aggiungiamo, sono anche scaramantica, non mi faccio mancare niente. Dicevo, quindi ho scelto la grande traversata delle Langhe perché volevo qualcosa che mi permettesse di godere della natura, di passare da quelli che sono magari dei borghi molto belli, quindi anche un aspetto comunque storico-culturale, perché qui di storia e di cultura ce n'è tantissima, oltre a quella enogastronomica. Volevo un cammino che mi permettesse di vivere giornate in una modalità tranquilla, durasse poco. Perché comunque al momento farmi tipo 15-20 giorni da sola in Italia di cammino, che comunque preciso in Italia perché è molto diverso che non camminare sul famosissimo Cammino di Santiago, che io non ho mai fatto, ma me ne avete parlato tutti, e lì è anche un'esperienza di vita insieme ad altre persone, no? In Italia, quando vai a camminare da sola, da solo, rischi di restarci da solo o da sola. Nel mio caso però è esattamente quello che volevo, ho piacere, ho voglia di farmi questa esperienza io me medesima, non c'è neanche bruschetta, e vediamo però comunque ovviamente ho scelto qualcosa di breve. Come organizzarsi per dormire? Questo aspetto è soggettivo, varia da cammino a cammino e giustamente da persona a persona. Nel corso di una pandemia non ho valutato eventuali camerate, ve lo dico subito, no. Al contrario, volevo stare bene, mangiare bene e avere la mia intimità. Il momento preferito di chi cammina. La cena. Ci sono io. E anche infrasettimanale dopo un lungo periodo di lockdown, quindi ci sta, ci sono io. E me la godo tutta. Quindi ho scelto agriturismi, bed and breakfast, che non mancano nelle Langhe, con tanto di mezza pensione. La media di prezzo è molto ampia, dai 35 euro a notte a 600 a notte, a seconda del posto che scegliete. Dovendovi però dare una media, direi sui 70-80 euro a notte, per una camera in modalità singola. Cose che mi piacciono del camminare da sola, andare al mio passo, potermi fermare tutte le volte che voglio fare foto, video e quant'altro, per poi magari invece non fermarmi quando sono in pausa, quindi magari saltare la pausa, eccetera, e pensare tanto ai fatti miei. E quindi provo a darvi alcuni consigli.
1. Scegliete un percorso che vi rispecchi, adatto alle vostre esigenze fisiche, certo, ma anche psicologiche. Tipo, nel mio caso, una settimana di bosco mi uccide. Poi, magari partite con qualcosa di breve per testarvi e conoscervi. 3. Prenotate da dormire prima. 4. Munitevi di traccia GPS perché vi permetterà di non impazzire ogni volta che non vedete un bivio o un segnale. 5. Studiate il percorso per cercare di ridurre per quanto possibile gli imprevisti. E se invece l'imprevisto vi piace? Beh, allora in quel caso vi consiglio il bosco alle 7 di mattina. Siamo a 4 ungulati tra daini e caprioli e 2 lepri gigantesche. Spero di fermarmi qua. Camminare nel bosco la mattina presto offre sempre delle sorprese. Avevo una fame, comunque sono 3 giorni che ho sempre fame. Sono arrivata, sono molto felice, è stata una bellissima esperienza ed è stata l'esperienza che poi in realtà mi ero immaginata, quindi comunque sono contenta quando le cose vanno come te le aspetti. Il cammino agevole, piacevole, adatto se non a tutti sicuramente a tanti, si può fare in solitaria. L'unico pezzo che mi è piaciuto meno era il bosco stamattina, ma perché l'errore è stato mio anche nel camminare così presto, quando cammini tra le 7, le 8, le 9, il bosco degli animali, e quindi è ovvio che questa consapevolezza, per quanto sia stata felicissima, ne ho visti tipo 6 alla fine di daini, caprioli, vicini, io mi spaventavo, io comunque col bosco c'ho questo rapporto un po' tensivo e non lo cambio. Detto questo, bello. Adesso sto aspettando il taxi che mi viene a prendere, così torno a Serravalle Langhe e vado a prendere la macchina per poi rientrare a Ravenna. Discorso camminare da sola, sono stata molto molto contenta di aver fatto questa esperienza, non ho però una conclusione netta. Io penso che ci siano esperienze che si fanno in alcuni periodi della vita e in altri periodi magari non si ha più voglia di fare la stessa esperienza, no? Quindi non ho un'idea netta, sì mi piace, no non mi piace, avevo voglia di farlo, avevo voglia di provarlo. Adesso però ad esempio ho tantissima voglia di ritornare in mezzo alla gente, visto che in questi 3 giorni ho visto veramente pochissima di gente. E comunque, la cosa più bella, la cosa che mi è piaciuta di più di questo cammino in solitaria, la soddisfazione personale. Non conta che sia una piccola o grande impresa, conta come vi sentite, no? E io mi sono sentita veramente bene. Ve la consiglio a tutte e tutti. Buon cammino e buoni passi!